Questa è l'animazione di Moji Vicentini sul modello di Odosso, la Terra al centro dell'universo. Ora compaiono tutte le costellazioni dello zodiaco. Questo è il pianeta che si trova incastrato su questa sfera, qui rappresentata da un anello. Questa sfera a sua volta è incernierata con un'altra sfera e in qualche maniera questo sistema di sfere concentriche che hanno assi di rotazione diversi porta il pianeta a muoversi avanti e indietro. Quindi in questo modo il pianeta descrive il moto retrogrado. Vediamo anche che il pianeta, mentre compie il moto retrogrado, giustamente si sposta anche sullo sfondo delle varie costellazioni, procedendo verso est, anzi da est verso ovest. Quindi vediamo che questo movimento molto complicato è garantito proprio dal fatto che esistono molte sfere concentriche che sono incernerate e ruotano una rispetto all'altra con diverse inclinazioni dei loro assi di rotazione. Questa combinazione particolare di rotazioni su assi diverse porta il pianeta a compiere questo movimento avanti e indietro, quindi un moto retrogrado, mentre intanto procede in avanti nel suo modo diretto attraverso le costellazioni dello zodiaco. Questa è la spiegazione dell'autore Moji Vicentini, che ci dice che questo video ha anche ricevuto una importante menzione d'onore. Inoltre l'autore ci dice quello che succede ad ogni istante. La Terra è immobile al centro dell'universo, compaiono la Terra e anche la cintura dello zodiaco, compaiono i cerchi imperniati su poli diversi, su quell'interno è incerniato il pianeta. I cerchi ruotano alla stessa velocità e opposte direzioni e così via. Questo è il meccanismo di Odosso. I cerchi interni sono imperniati su un altro di ordine superiore, poi al secondo 42 ci sono sfere omocentriche, compaiono equatore, meridiano e così via. Tuttavia, come spiegato sul libro di Parodio Stili Mochi Onori, il modello di Odosso non spiegava le variazioni di luminosità del pianeta che vedremo tra poco. In questa successione di fotografie vediamo che cos'è il moto retrogrado di un pianeta e cosa significa che il pianeta aumenta di luminosità durante il moto retrogrado. Lo vediamo qua, mentre il pianeta fa la fase retrograda si vede che è più luminoso. Il modello di Odosso non è in grado di spiegare l'aumento di luminosità perché il pianeta compie il moto retrogrado, però si trova praticamente sempre alla stessa distanza dalla Terra. Se si avvicinasse alla Terra durante il moto retrogrado apparirebbe più luminoso, ma in realtà non si avvicina alla Terra, rimane sempre alla stessa distanza e quindi non si spiega nel modello di Odosso perché il pianeta nel moto retrogrado diventa più luminoso, come è testimoniato dalle osservazioni dirette.